Buongiorno, buongiorno Padania, un saluto a tutti i leghisti, anche a quelli che vengono dal Trentino e dal Sud Tirolo. Se tiriamo indietro il nastro della storia, no, a tanti anni fa, a 6 mesi fa, a 7 mesi fa, noi ricordiamo benissimo cosa dicevano i becchini a corrente alternata, quelli che ogni 4-5 anni vengono a dirci: ah, la Lega è finita, ah, la Lega non c'è più. Pareva che il congresso, prima quello di Maroni e poi anche quello di Salvini, fossero il congresso del fallimento della Lega. Nominiamo un segretario per fare per nominare un curatore fallimentare. Così dicevano. E invece oggi siamo qua. Siamo qua perché lo ha detto Umberto Bossi dopo le elezioni europee. Ha detto che noi siamo nella coscienza della gente. La Lega è nella coscienza della gente, nelle emozioni della gente, nello spirito della gente, nei muscoli della gente, nelle problematiche della gente. Ci siamo per quello. Magari a volte non ci votano perché abbiamo sbagliato e ci hanno penalizzato. Ma poi tornano a votarci perché le tematiche che tocchiamo noi, le tocchiamo solo noi, in modo coerente e costante nel tempo. Dall'immigrazione alla sicurezza, al federalismo, all'indipendenza, alla secessione. Noi da 20 anni parliamo di questo. Siamo coerenti, siamo stati sempre premiati dall'elettorato. Allora oggi, dopo un funerale mancato da parte dei nostri nemici, siamo qui, personalmente credo che ci stiamo un po' trastullando, eh. C'è un po', siccome c'è il grasso che cola, siamo qui che ci trastulliamo un po' sul dire, ma ci presentiamo fino al po'. Oppure andiamo nel Lazio, poi fermiamoci nell'Umbria, fermiamoci nelle Marche. Io credo che se ci sono dei territori che sulle tematiche care alla Lega chiedono l'aiuto della Lega, perché non dobbiamo andare? Perché non dobbiamo andare a difendere quelle tematiche della Lega? Perché se vengono a domandarci una mano sull'immigrazione, sull'autonomia, sul problema dell'euro, sulle piccole e medie imprese, perché non ci dobbiamo andare? Oggi nel centrodestra c'è un deserto nel centrodestra. Se noi perdiamo l'occasione di dare anche un messaggio sempre in linea con quello che è l'articolo 1, perché noi diciamo l'articolo 1 dello Statuto della Lega dice che la Lega è un movimento per l'indipendenza della Padania, ma possiamo andare a dire che siamo per l'indipendenza della Padania anche quando andiamo a combattere per l'immigrazione a Catania? Anche quando andiamo a dire no euro in Sardegna, anche quando andiamo a difendere gli agricoltori del sud o i pescatori del sud, lo possiamo fare, perché no? È chiaro che andiamo a difendere, non andremo mai a difendere i forestali della Calabria, questo è chiaro, non andremo mai a difendere l'unità nazionalista, e questo è chiaro, però su quei temi lì io credo che noi si debba e si possa andare. Il risultato che abbiamo fatto alle elezioni europee, io ricordo che Giancarlo Giorgetti in un congresso della Lombarda parlò del militante sconosciuto, di quello che va ad appendere i manifesti la notte. Ecco, noi dobbiamo ringraziare i nostri militanti sconosciuti. Io ringrazio ovviamente quelli del mio territorio, del Trentino e del Sud Tirolo, che se non ci fossero stati loro in questi 2 mesi di campagna elettorale, che andavano, aprivano il gazebo la mattina alle 8 e lo chiudevano la sera alle 6 perché ci credevano. Perché ci hanno creduto, ci credevano prima, ci credono oggi e ci crederanno dopo. È grazie a questo spirito che noi siamo qua. Quindi io credo che da questo congresso uscirà una linea politica, ce la darà il segretario federale e poi quella linea politica si deve seguire. Oggi nel centrodestra c'è un deserto. Parliamo di primarie, benissimo, parliamo di primarie, ma pensiamo di poterci candidare alle primarie se ci presentiamo solo fino al POP. Dobbiamo candidarci alle primarie anche andando a cercare consenso fuori da quelle che sono le nostre aree. Io un saluto ve lo porto dal Trentino e dal Sud Tirolo, vi dico solo che su Mare Nostrum oggi l'Austria ha restituito 40 profughi che sono arrivati in Austria, perché arrivano al Brennero, vanno in Austria, li prende la polizia, li rimanda al Brennero e ci ritroviamo sul nostro territorio. Questa è l'Europa. Matteo, questa è l'Europa. Fanno i controlli sui treni, quando il treno passa il confine italiano arrivano i gendarmi austriaci, li portano a Innsbruck, gli danno da bere un caffè, poi li mettono su un autobus, li riportano al Brennero e ce li lasciano lì. Viva la Lega, viva la Padania!